Buongiorno, è il periodo questo in cui a scuola con le quinte si comincia con la marcia d'avvicinamento alla matura. Quest'anno il rito salta e ci sono tante cose che non sono come sono, però una cosa vorrei che fosse sempre questa, cioè io ogni anno racconto questa storia alle quinte e approfitto per raccontarla oggi, insomma, così rimane e in qualche modo la dedico un po' a loro. Allora, c'era un signore, un vecchio saggio, che abitava in una casa sopra ad una scogliera che si affacciava sul mare. E una persona va da lui a trovarlo e gli dice che la sua vita è un disastro, che è pieno di preoccupazioni, tantissimi problemi, eccetera, eccetera. E gli chiede aiuto su come fare. Allora il vecchio saggio prende un bicchiere, lo riempie di acqua, va verso il caminetto, prende una manciata di cenere e la butta nel bicchiere. La cenere sporca tutta quanta l'acqua che rimane nera e putrida. Dopo, senza dire niente, torna verso il caminetto, prende una manciata di cenere identica alla precedente, apre la finestra e la butta nel mare. La cenere in pochi secondi si disperde. Si gira verso l'uomo che è andato da lui e gli dice: "Io consigli non ne ho, non ho cose da dirti perché la cosa funzioni, ma tu hai la possibilità, di fronte alle difficoltà, di scegliere se essere un bicchiere pieno d'acqua o di essere il mare." Buona giornata.